Ha riposto il giorno della verità, è arrivato. Oggi pomeriggio alle 18 il presidente del Consiglio Comunale Mariella Di Guardo ha disposto l'insediamento della prima commissione consiliare permanente. Il problema resta però è che non c'è accordo sulla presidenza. 6 componenti della commissione, 3 sostengono l'amministrazione Caragliano e appoggiano Paolo Emanuele per la presidenza. Gli altri 3 che fanno riferimento all'opposizione invece spingono per Eliana Maccarrone alla guida della commissione. Solo a ridosso dell'insediamento si capirà se c'è voglia di trattare. La Emanuele potrebbe fare un passo indietro, ma chiederebbe la presidenza della quarta commissione, dove a sua volta non sembra propenso a cedimenti Sebastiano Bergancini, appoggiato da tutto il fronte filodursiano. La terza commissione, rimasta anch'essa vagante e in questa fase poco appetibile sotto l'aspetto politico, potrebbe essere però inserita nel novero delle trattative. Il clima politico poco sereno tra le due fazioni in campo non aiuta però a trovare una soluzione.